L'incontro fra due solitudini si trasforma in felicità. È la formula magica che emerge da Ciccia Rap, la piattaforma piacentina che mette in contatto i giovani con lieve disabilità e gli anziani a rischio di isolamento. Nel distaccamento della casa di riposo Maruffi in Via Lanza è andato in scena un ulteriore capitolo di questo percorso volto a favorire la relazione tra nuove generazioni e over 65. I ragazzi con bisogni educativi speciali, coordinati dalla cooperativa Teach, in realtà a capo del progetto, si sono seduti attorno allo stesso tavolo degli ospiti della struttura per la terza età. E lo scambio di battute, opinioni e punti di vista è stato travolgente, dai ricordi ai commenti sull'attualità, dalle confidenze ai consigli, passando per una partita briscola che non guasta mai. Un po' di, insomma, di diversivo, perché se stiamo sempre lì a guardarsi in faccia uno con l'altro. Noi possiamo fare, appunto, di dare dei consigli e cercare un pochettino di fare cose che affrontino la vita, diciamo. Un po' di tutto si parla, un po' del nostro passato, del nostro presente. Qua col mio Francesco ci raccontiamo le cose. Si imparano delle cose nuove e perché possiamo insegnare a loro delle cose belle. Soddisfatta la presidente della cooperativa Teach, Francesca Cavallini. Per me è stata magia, gli anziani si sono resi disponibili a diventare tutor per far imparare i nostri ciceroni a chiacchierare sempre meglio. Ciccia Rap infatti è un servizio online che permette agli over 65 in condizione di fragilità di prenotare un'ora di dialogo. Ci ha chiamato una signora e ci ha detto se potevamo raggiungere suo marito a casa, il suo compagno, suo marito che non riusciva più a muoversi, quindi aveva bisogno di compagnia, e da lunedì prossimo iniziamo. Abbiamo avuto la prima, insomma, contatto via email per partire col progetto.